Si avvicina dunque il Papiro Day, il club pallavolistico di Fiume Freddo di Sicilia si gode questo suo momento magico con l'approdo in Serie B2 e vuole condividerlo con la città. Per questo sabato, a partire dalle 17, la società del presidente Davide Massimino ha organizzato la propria festa promozione divisa in due momenti. Alle 17 appunto una cerimonia a Palazzo di Città in Via Diana, con squadra, staff tecnico e quadri dirigenziali che saranno ricevuti in aula consiliare dal sindaco Marco Alosi, che peraltro ha accompagnato la squadra sabato scorso nella decisiva trasferta di Nicosia e tra l'altro va ricordato che Alosi ha tenuto per sé la delega allo sport. Dopo la cerimonia, trasferimento in massa al palazzetto di Via Etna, dove gli eroi del 2014 si mischieranno alle vecchie glorie per una grande festa della pallavolo per aprire a Fiume Freddo di Sicilia le porte della storia.